essenziale, anzi importante sicuramente, il suo apporto per riportare 100 avanti in questo secondo quarto. Hansbrook, step back, conclusione da tre punti a 100. Uzi, buon primo passo del numero 4 di Chieti, con layup però rimane sul primo ferro, rimbalzo Baldassarre, lancia Hansbrook, con 5 palle in mano per Ferrara. Hansbrook ubriaca letteralmente con la fine. Pronti a ripartire, mi sembra che la tensione in campo sia la stessa del primo tempo. Beh, guai se non fosse così, però questa molto brava nel trovare vantaggi sulle situazioni di pick and roll in generale con la circolazione di palla per colpire le rotazioni difensive. Ancora molto bravo Vencato che fa passaggi a parte su Hansbrook, trovato fuori posizione, dovuto spendere fallo. Rimessa, prova Baldassarre e Fantoni, pallone per Hansbrook, tripla! Un buon inizio però è chiave per la squadra di Spiro Leca. Prova Baldassarre a penetrare, ci si allontana però dall'area. Hansbrook da lontanissimo, da tre punti a segno. Cinque punti per Kenny Hansbrook, ha avuto un grande impatto dalla panchina e qui anticipa, recupera il pallone e può andare costo costi indisturbato in carisma. Riceve, intanto recupera la palla Hansbrook, su saccaggi, va e fine in cambio di lato per Hansbrook, buona rotazione di Ravenna. Packer adesso è accoppiato con Givens, Hansbrook dovrà inventare qualcosa, gran palla per Packer che però non ha lo spazio, dovrà tirare Hansbrook, lo può anche mettere e infatti della difesa doppio, il secondo fallo di Falluca che lascia il campo così come Berti, rientra in campo Cotton. Canestro e gli è andata bene, ha proprio lanciato il pallone più che tirato. Contento per Mortel del confronto che vanno nel più 4 per gli ospiti. Mantiene saldamente il controllo del match, per ora la tiene via, però prova a spingere Ferrara e lo fa. Sia per gli assist, sia anche per il lavoro sporco, i due metri che può aiutare molto la squadra. Intanto il 41 Hansbrook va a sui cambi difensivi. E diciamo troppi cambi, poi qualcuno si perde. Hansbrook va fino in fondo e segna di naturalmente a ritrovare la condizione giusta. Debutto per Sandri intanto in campo, che è entrato ora al posto di Barks. Intanto Hansbrook fino in fondo, la difesa di Ugetti, ma aggiornamento anche da Trapani, 48-46 per la 2B control nel recupero della 19esima giornata del girone verde che si sta disputando in contemporanea con questa partita. Tripla di Hansbrook! L'importante è che il metro rimanga quello per tutti i 40 minuti e che sia uguale per entrambe le squadre, perché poi a volte succede che a un certo punto tre 52 a giocare Vencato, il blocco di Fantoni, non guarda però il canestro Vencato, prova a farlo Hansbrook con lo serve altri punti. Ora c'è Zampini in attacco che sfrutta il blocco di Packer, ancora Zampini consegnato per Hansbrook, prova a liberarsi Packer, efficace la difesa di Roderick, passano i secondi, ne mancano 5 al termine dell'azione, però Hansbrook in ultimi 30 secondi del secondo quarto passa la palleggia accoppiato a Nicolò Filoni che rimane sul blocco da parte di Raucci, cambio di Ferrara con Baldassarre che va su Passera, lui se contro Vencato ancora per Falluca. Ancora Sherrod che ha spazio per attaccare il fondo e realizzare il reverse molto facilmente il canestro e Leca. Dopo la tripla di Zampini, Zampini va dietro il blocco di Packer, esce Hansbrook controllato da Reati. Arresto e tiro di Hansbrook che alza la parabola, solo rete per lui, il primi due. Orlandina, Baldassarre si butta dentro, lo scarico, però non ci sono sbocchi per Zampini, ci va! Kenny! Molto molto bene, ma per quello che dicevamo prima, ci sono anche tantissime le mancanze difensive da parte della Lux Chieti, dall'altra parte Hansbrook fino in fondo, di mano terra e solo di Clark che ci ha messo una bella pezza e ora credo sia il massimo vantaggio per gli ospiti. Luca Vencato, mentre il playmaker di Ferrara supera la metà campo, c'è dell'osso che si propone, riceve, poi serve Hansbrook che prende, spara e segna. Con 200 persone invece di 2000 è chiaro che tutti i rumori di fondo si sentono e si avvertono meglio. Si sposta verso il centro, cerca Packer, però non è ancora entrato in partita il giocatore di Treviglio, allora va Hansbrook che schiaccia dentro del Baldassarre, spazio per lui per arrivare fino in fondo. Riparte Hansbrook allora, che prova ad alzare questo problema del Baldassarre, ancora colpevolmente lasciato libero. Va rimbalzo Raidio,
e ovviamente assieme all'attacco che non può mancare anche la difesa che non c'è invece, la quasi esce, la mantiene in campo, bravo Panni ad accorgersi dell'arrivo di Taylor passando subito la palla. Ferrara è sicuramente in partita, dell'Osto da lontano la tripla, un pallone forse esagero un po' nella velocità, ma la velocità ce l'ha anche Napoli, ancora recupera al volo Esbruck, lancia lungo per Zampini che appoggia il cristallo a tiro di Poletti, ovviamente in maniera irregolare. Intanto Esbruck un altro grandissimo passaggio per palta il lato, non c'è nessuno, solo Ebeling, palla per Panni, riceve la palla, arriva ad Esbruck, due difensori su lui, ribaltamento di lato per... forse anche leggermente spostato, c'è un tocco da parte di Vencato e dunque rimessa